Un lungo applauso ha salutato l'arrivo in chiesa a Bellizzi del feretro di Franco Leo, il 52enne salernitano spirato dopo aver coronato il sogno di partecipare alla maratona di New York. Tetraplegico dalla nascita, ha avuto lo stesso applauso che gli è stato tributato lungo tutto il percorso degli oltre 42 chilometri newyorkesi. A spingerlo il fratello Dario, diventato le gambe che Franco non poteva utilizzare. Una struggente storia di amore e di volontà, di forza e di impegno supportata da Isol K, main sponsor del progetto, diventato nel frattempo un sogno americano. Dopo 2 anni di allenamenti e sacrifici, i fratelli Dario e Franco hanno corso felici la maratona, coronando il sogno che poi è diventato il sogno di tanti che hanno seguito con passione e ammirazione la loro storia. Commosso, il ricordo di Franco Leo risuonato nella navata della chiesa di Bellizzi per il suo ultimo viaggio. Siamo nella casa di Dio per affidare la sua anima indomita alla misericordia del Signore. Come dirà San Paolo nella lettura, Franco ha completato la sua corsa e la vera medaglia non è quella di metallo, ma è quella che adesso ha conseguito presso il trono di Dio. Il messaggio che Franco voleva lanciare era di non mollare di fronte alle difficoltà. Gli ultimi 2-3 chilometri è stato lui a spingere me, è stato lui a non farmi mollare, ha raccontato Dario al termine della maratona, affidando ai social il commosso ricordo del fratello, insieme ai tanti che gli hanno voluto bene.